Piano! Piano! Podiamo saluta. Disagiati! Disagiati! Grazie per il sostegno, mi raccomando, continuate mettendo like, commentate, iscrivetevi al canale, Twitch, c'è tutto. Siamo tutto tornati gratis. Finalmente in tendenza con tutti i due video. Dai, quindi cerchiamo di andare in tendenza tutte le volte. Tutte le volte, esatto. Partiamo qua, subito perché il disagio mi sta già assalendo. Sì, 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 siamo pronti. It's gonna stand there and watch me burn. Burn, burn. Brucia, brucia. Will I? The light, the light, la bugia. Mi piace il modo in cui mente. I love the way you lie. Benvenuti all'Ismorzor. Benvenuti alla seconda puntata di Temptation Island. Ciao Fili. Grande Fili. Grande Fili. Feel the pain. Qui in Sardegna, all'Ismorzor e le... Tutto questo è Temptation Island. E si gira! Per la... No. Sappiamo come mai i due sono arrivati a questo punto. Siamo soli svegli in tutto. Ma lo sappiamo già! Isabella e Manu. Hanno 26 e 27 anni. Quel sorriso. Io vorrei ricordarlo. Quel maledetto così. Sorriso. Quel maledetto sorriso. Si presenterà da lei. Lo stiamo per scoprire. Ricordiamo che se Pier Giorgio arriverà, arriverà comunque da... Pier Giorgio sarebbe Manu sempre, giusto? Da là, da là. Sono andato nel villaggio dei fidanzati e ho comunicato a Manu la tua scelta. Non c'ha cazzo. Ha detto su, te le immagini. Se avrà accettato, lo vedrai arrivare da là. Ok. E guardate come viene. Sono dei fiammiferi giganti. Io sono curiosa di sentirlo a musica con il quale arriverà lui a piedi nudi. Secondo me... Ok. Ma è nascondino, cos'è? Cucù! Tana Pier per Giorgio. È sempre Manu. Oh. Isabella, Manu ha detto che stava cagando. Cioè, chiusa così. Vabbè, mi sembra un po' eccessiva. Vabbè, cioè, bene tutto, attesa... Mi sembra un po' eccessiva. Perché dura tre ore per adesso? Grazie a cazzo. Mica stanno ristrutturando l'Ismorus Relesus. Raga? Vabbè. Questo è record. Eccolo! Oh, Madonna! Aveva sbagliato strada. Sì, sì. È spuntato da una grotta, uno speleologo. Guarda! Ma è sbagliato! Quel pezzo di merda! Ma lui barcolla di brutto! Adesso l'ho attaccato in testa. Ma infatti, ma ha un cerchietto dietro, cos'è? Sarei sembra una capigliatura di Leonida, cos'è? Dimmi. Hai 20 euro. Sarebbe bellissimo. Non uscirono più insieme. E non hai neanche portato il sushi. Allora, io ti ho chiamato, lo sai che ti ho sempre detto non chiamerò mai. Che ciao! È partita diretta. Allora. Ma salutatevi! Aspetta, ma neanche ciao, c'è partito con una allora che solitamente presuppone un elenco di misfatti da parte sua. Mi sono sentita di chiamarlo perché ho visto dei video che sinceramente mi hanno molto ferito. Cazzo dici? Lui sciocco basito. No, lui sciocco basito. Hai le capacità, hai le possibilità. Perché da te viene visto come un attacco o come una cosa brutta o come uno sminuirti? Ok. Ok. Perché domanda. Tu me lo dici mentre io ho iniziato il turno sul tram, ancora non l'hai capito. Sentiamo cosa ha da dire lui in sua discolpa. Ragazzi, se volete io ho un video. Ma io so cosa ho detto. E allora parla, che stai lì a... Beh, ma il programma, Manuel, dobbiamo far vedere il tablet. Sì. Una viziata, no? Ma io non lo sono, cioè, perché, capito, i miei genitori non mi hanno mai detto sì 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 a tutto. I miei genitori hanno fatto fatica a pagarlo, perché? Cioè, sacrificio a... Lui fa sì con la testa, attenzione. Capito. Cosa vorrà mai dire? Sentiamo. Capito? Io sono andata in un'università privata perché... Cosa la morsa lei? Un vampiro lì dietro? I miei genitori, però, non è che hanno tirato fuori i soldi così in maniera proprio semplice. Hanno pensato quei 5-6 minuti. Ma lui non ha mai detto che lei è privilegiata. Ma però devo ancora capire dove questa la verità, perché o lui ha esagerato tantissimo. Secondo me sì. Inizio a avere il dubbio, Mi volevano far contenta, cioè sapevano che era una cosa che mi piaceva, hanno detto facciamo questo sacrificio per far sì che lei possa fare una cosa che le piace, no? Ma se ne hai le possibilità non c'è niente di male. Ma non lo so, da una parte non la vedo così cattiva lei, cioè. No, ma soprattutto perché comunque ha voluto il falò, cioè appena ha visto qualcosa che non andava. Invece di star là dentro a far finta di fare la provolona con uno degli tentatori, ha detto sì, parliamoci. Però ad oggi, cioè non ce lo possiamo permettere, ma non lui, cioè io non pretendo
che lui mi paghi l'appartamento in centro a Milano. Ecco, questo sì. Invece però è quello che ha detto lui. Sì. Non ce lo possiamo permettere perché l'unica opzione è vivere in centro a Milano. Non ci sono altre opzioni. Infatti lui perché ha detto, se usciamo farlo. Fuori da Milano è già più fattibile. Me lo posso permettere neanch'io. Però mi sembra proprio a volte, cioè, un po' arrendevole. Cioè, lei vuole provare comunque a costruire un qualcosa. Perché non possono iniziare andando a vivere in provincia? Perché evidentemente lei vuole stare a Milano, punto. Ci può stare, è una scelta di vita. Però ragazzi, allora non lo stai spronando per migliorare se stesso, ma lo stai spronando per portarti al tuo obiettivo, che è quello di stare in centro a Milano. Ma per migliorare anche la coppia, però, Cioè, se è quello che lui vuole, anche stare in centro a Milano. C'è da capire se a lui il suo lavoro piace, sta bene così... Oppure no. Che ha voglia di andare al ristorante 5 stelle con i tacchi e il vestino. No, cioè io vado al McDonald's. Sì, però ci vado in Porsche. McDrive in Porsche. Cioè creiamo dei ricordi insieme in qualche posto che possa essere il lago, la montagna, il giardinetto sotto casa. Il parco Sempione, quei due. Tre ricordi. Aia. Sì. Lui piange, attenzione. Ma no, gli è entrato solo un small release nell'occhio. Che io voglio che mi porti chissà dove, cioè non è vero. Non è vero. Dico veramente, allora tu non hai capito niente, no? Se così stanno le cose, sì, lui non ha capito niente. Però piange lui, raga. Perché le lacrime non si pagano. Se lei dicesse stronzate, lui non starebbe piangendo per ora. Che cazzo dici tu? Non lo so, io li trovo stucchevoli loro. Poi ti spiegherò il motivo. Beh, ma sì, ma poi anche tutte le discussioni della gente. No, no. Ma lei è andata lì solo per visibilità, raga. Spoiler, sono tutti. Ma sì, appunto. Anche qualsiasi io l'ho letta persona, sta cosa. Vada, ormai questa cosa è... va per la visibilità. Che candore. Il candore a un certo punto improvviso della gente è sempre la cosa che mi fa più ridere. Lei, guardala, lei va per visibilità. Ma gli anche altri perché no. Se no. Gli altri vanno per risolvere i loro problemi. Esatto. Sì, sì. Ma poi questi comunque dopo la prima puntata hanno chiesto il falò. Ma infatti per visibilità forse la veri, forse. Cioè sono gli unici che non l'hanno. Ma in questo momento l'unica cosa che dicevo che rimane stucchevole è il fatto che lei ha dato la sua versione che potrebbe essere la verità. Ora come serve lui la risposta di lui. Minchia raga, è uscita la notizia. Questa coppia è fake. Raga, è calato il traffico di Pornhub la sera di Temptation Island. Che cazzo avete fatto della vostra vita? Perché le ragazze hanno obbligato i fidanzati a guardare. Ma renditi conto, ma io lì la mollerei subito. Ma dimmi, amico, guardati mezz'ora di riassunto degli HMET, della reaction. Questo. Non tre ore di smandrappamento di cazzo. Care fidanzate, parlo a voi. Sì, sì. Se poi loro vanno a giocare a calcetto con Jessico, fanno bene. Scherzando. Cioè io rinuncio veramente a stare magari con persone a cui tengo tanto, no? Persone che per me sono super importanti nella mia vita per lui. Perché? Perché cosa? Rinunciano. Se non spiegano bene, non si capisce. Ci vuole il dialogo tra di loro, basta sti video. Sì, sì, sì. Cioè io preferisco... Un figlio commosso, sta per piangere. Sta per me è un urzaiolo, basta, guarda. No, dai, guarda. Ma sempre tu, credici un po'. No, basta sentendo. Giù, basta sentendo. Sono giù, sono giù, Nico. Sono cinico. Arriverà l'autunno, arriverà. Magari a volte passare il tempo con lui che veramente andare da mia nonna che vedo una volta all'anno, che però cioè per me è fondamentale lei, no? Cioè per stare con lui lei rinuncia ad andare a vedere sua nonna. Vabbè, sì, ma allora la colpa è di lei, che si fa lei. Ma infatti, ma che discorso è? Queste rinunce qui non vengono neanche viste, mi fa soffrire tanto, no? Questa non è una rinuncia, questa che cazzo di rinuncia è? Se vuoi andare da tua nonna, vedi la tua nonna e ci vediamo il giorno dopo, non è una rinuncia. Anche perché solitamente quando vede la nonna ti passa sempre i contanti sotto sì. Banco, ah. Cioè ci guadagna pure. Catagelata la nonna. Cioè magari io Madonna, ma guarda Filippo. È ma sentita. Mi ha le palle, sta sentendo. Va bene, coglioni stracciapieni, guarda. No. Ha fatto una faccia come per dire ma io sto ascoltando ste puttanate. Ma lasciati andare con un bel pianto singhiozzante. Lei c'ha solo ste vibrazioni, no, qua. Lei sta piangendo comunque. Sì, ma è il suo modo di piangere, il suo modo, scusa. Ma io voglio sentire il singhiozzo. Perché lui proprio non si rende conto. Ancora non hai messo un suono. Cioè più che altro è strano che magari io di che ti conosco da poco riesca a percepire quello che tu vuoi dirgli. Vabbè, però lo percepisco anch'io quello che vuole dirgli, ma scusatemi. Cioè, o lui capisce cazzi per palazzi, o qua c'è qualcuno che dice bugie, come al solito. Percepiscono troppo. Riesce ad arrivare, no? Al messaggio che gli vuoi mandare. Un po' strano. Sì, ma scusatemi, però se lui ha detto tutto l'opposto, dovrebbe subito dire no. Sei una bugiarda, non è vero. Ma magari lui sta anche lei durante i video doveva, esatto, dire no. Nessuno dice un cazzo, esatto, qua. Ma lei l'ha detto durante i video. Era un po' scioccata. No, ha detto no, non voglio più vederlo, Filippo. Cioè io piuttosto soffro dal distacco con te. Però cioè non stare con me perché non ti fa bene, no? Quindi la sta chiudendo lei? Ora risponderà. Se è vero tutto quello che hanno detto, che ha detto uno, hanno detto l'altro, è un casino qua. Adesso lui chiede se deve pagare per aver visto questo video.
Volta io ho solo 600 euro. Esatto. Paga gas. Se vuoi possiamo andare a mangiare qui, è una rotonda sul mare, ma poi finisce. Dai, rispondi. Io non riesco a... No. Cosa? Io non riesco a... Ha detto, no. Io lo scavetto. Io non riesco a crackra. Non riesco a vedere. Non riesco a vederlo. Non riesco a vedere. Che cosa? Lei. Forse non ci vede più. Ma forse non poteva pagarsi la visita oculistica e quindi non ha visto il video. Non ci vede più dalla fame. Esatto. Dategli un Kinder Brioso. Vabbè, è andato all'isola dei famosi. Io non ce la faccio a vederla stare così. È doppiato lui. Aspetta un secondo. Vederla stare così. Come era nel video. Ah, lui soffre. Cioè lui non ha capito nulla. È andato lì, ha fatto la scena. Ma guarda che anche noi. Lei ha detto nulla. Cioè, non si è capito veramente niente. Non si è capito. Ma io ho capito tutto. Cioè lui è praticamente entrato all'Ismaël Relais. Ha detto, io mi sento sminuito, quella vuole farmi pagare anche Gesù Cristo e la croce, è venale, materialista, eh? L'altro ha detto, non è vero, è tutto il contrario. Piango, io non ti posso vedere così. Ma scusate, ma che psicodramma state vivendo? Io non sto capendo. Lui non ha capito un cazzo della loro relazione. Sto vivendo uno psicodramma, vedere sti due! Sì. Mi sento che... Non ci sento più pure. Non vede, non sente, che cazzo è? Ogni cosa che faccio sbaglio, no? Amore, se non capisci una favazza. Ah, è entrato in modalità Betemesmus. Come puoi dire alla persona che amici non venga a vivere con te, perché non vorrei mai fare la vita che hai fatto tu fino ad oggi, no? Ok, Manu l'ha detta. Mi sembra un po'... Sì, però c'è da vedere, perché da quello che ha detto lui, la vita che ha fatto lui non è stata... Granché. E quindi lei gli dice, io non voglio fare quella vita giustamente. Là. Giustamente. Sì, dipende dal tono con cui esatto. Dipende nel modo in cui gli ha detto tutto, sì. Se in una litigata, io non voglio fare quella c***a di vita di c***a che hai fatto finora, è una cosa. Miglioriamo insieme, cioè cerchiamo magari di stare bene insieme meglio, no? Cioè meglio che si può. Qualcuno deve dire a sti due che non possono stare insieme. E sarò io a dirlo, non possono stare insieme. Tu lei lo dici più o meno da due puntate comunque. Lui dalla sigla proprio. Purtroppo la classe sociale ancora nel 2023. Ma io qua non vedo tutta sta importante. Classe sociale comunque. Però se vuole fare un certo tipo di vita lui lo può dare. Ma non c'è un punto di vista. Ma non ha detto questo. Esatto, secondo me la verità sta un po' nel mezzo. Perché esatto. Come tu dici, della classe sociale ci può stare, ma secondo me è l'esagerazione che sta facendo lui. Lei parla, ma dall'alto di quale posizione acquisita? Cioè, ma lei che cosa fa? Io butto giù e faccio finta di niente. Ma ti sembra normale che io debba buttare sempre tutto giù? Che c'ha una gastrite che... Ma sì, totale, un'ulcera. Sbaglio o lo sai che quando siamo andati per esempio a Napoli ci siamo messi a mangiare sul marciapiede di fianco... Ed eravamo felicissimi. Esatto. Ma non è che sei mangiato un panuozzo sul lungomare e allora... Cioè... Siamo contenti. Sì, allora... ma guarda, io sono una con la una di strada! Bella. Ma non ho capito, cioè... Ma che... Ah, sì. Io pretendo un minimo in più di iniziativa. Ma l'iniziativa io ce l'ho. Il fatto è che non posso più di così. Cosa vuol dire iniziativa? Ma fa 400 cose. Ma quante cazzo di cose no, ma fa? Forse, però una cosa... Ma lei dice iniziativa nella iniziativa sua vita nella di lui vita... o nella relazione? No, nella loro vita di coppia. Lei diceva, vorrei che lui proponesse un po' di più a volte, perché lo vedo un po' fermo. Quello ci sta come critica, secondo me. Secondo me lei sta sul cazzo. Il fatto che lui faccia sì tante cose, però che si sia, diciamo, accontentato di fare una vita media. Ma magari lui è felice. Però magari lui arriva però già. Però magari non lo è. Cioè lui si accontenta quando magari potrebbe avere... Questo ce lo dovrebbe dire lui. Ma non ci dice niente. Però è anche vero non che ci dicono un cazzo. Non ti chiedo di fare chissà che cosa. Anche quando andiamo al mare, no, in Liguria, non mi sembra quando... che... Quello che costa la Liguria al mare, un po' sister, cioè, porca puttana, vai alla Dispoli, scusa. Vabbè, ma dai, ma è comunque palese che l'uomo non propone mai un cazzo, raga, ma è normale. Cioè, se tu vuoi fare una cosa in grande, ovviamente servono soldi. Tu che proponi solo cose in grande, ovviamente proporrai solo una cosa dove servono dei soldi per farla. Altrimenti non proponi nulla, okay, se non hai soldi. Va bene, questo ci sta. Quello che dici tu è vero se lo metti, cioè se lo poni sulla sfera emotiva. Cioè, l'uomo difficilmente nella coppia solleva il problema. Quello sì, ma non è vero che non è propositivo. Secondo me non è così. Il problema sia il fatto che... Non ti porto sulla luna. Lei stava venendo rapita da degli alieni dietro. Giuro, abduction. Portatemi via. Ma pazzesco. Tiri le battutine. No. Sì, ma quando io dico mi trovo un oricco, ma al mare, è per ridere, cioè se non me lo ridere, trovavo un oricco, però lo dici... Sì, ma la battuta la fai una volta. Sì, se lui la fai fuori, una, vuol fai dire due, che la tutte fai le, tre. Tutte le volte che andiamo al mare mi fai sta battuta. Se me la fai 20 volte non è più una battuta. Una base di verità c'è. Cioè. Esatto. È come se lui facesse la battuta ogni volta, ne vorrei una più bionda o più alta, cioè alla fine ti rompi anche le palle. Ma se tu non mi andassi bene, io non starei con te. Ma guarda, ma che cazzo dici?
Ti porto il mare in Liguria, guardi la storia di tuo fratello che non so dove sia. Voglio avere un fidanzato come mio fratello. No, ma guarda che il fidanzato tuo è qua. Penso che mio fratello magari sia una persona molto intraprendente. Per lei l'intraprendente è andare nei posti che costano tanto. Ma che tanto? Cazzo, ma vedi che c'è un concetto allora, aspetta, distorto della realtà. Della... Ma cosa vuol dire essere intraprendenti? Andare allora a Monte Carlo non essere intraprendente. No, dai, allora essere propositivi qui assume tutto un altro esatto, certo. Non mi cagate il cazzo. Cazzo, costi soldi. Propositivo perché vuoi andare a fare le cene da canavacciolo da 300 euro a mangiare due plin di merda. Dormo 5 ore per venire da te e fare colazione insieme. Questa secondo te non è intraprendenza? Sì, però... Allora a te non ti basta questo, allora tu vuoi di più. Se la poniamo così. Cavolo. Se la poniamo così. Cioè non è che no... La chiusa. Mic drop. Io apprezzo un sacco i piccoli gesti che tu fai. E che sono proprio piccoli, perché non te li puoi permettere di più grossi. Perché non può capitare magari che per un mese litighi, non ci parliamo più per un mese. Sì, ma cioè, arriviamo dobbiamo... a quel punto perché? Perché non riesco a farmi la ricarica del telefono per chiamarti e litigare. Scusate. Poi tu dici cose talmente pesanti che io non posso starti dietro. Prendo e non ti voglio più sentire. Ma è normale. Ma allora la lasci, scusami. Ma infatti, cioè... stare senza parlarsi nelle relazioni, che cazzo di senso ha? Come fa a pensare queste cose qua di me? Io non penso male di te. No, io ho sentito vivo delle... male, che è diverso. Io sì, vivo ma io male se tu vivi che, male, non le voglio cose che fai, stai con me. Cose... Pesante questo. Io vivo proprio male. È un po' peggio, eh. Secondo me il bro deve trovare una di zona. Ah, di soldi. Adesso sta coppia vengono proprio spontanee. Perché è un bel tema. Almeno non è gli annusamenti come le altre coppie. Saluto che sono molto di palla. Questo è un bel tema. Tra l'altro è un problema tema. Che hanno parecchie coppie. Cercare di farti fare le cose meglio. Ma per te, cioè a me non mi viene in tasca niente. Quando... Te ne viene in tasca, sì. Ma cosa dice, raga? Viene in tasca per la relazione. Già solo quello comunque viene in tasca a te. So che tu stai facendo il corso, che vorresti aprire un'autoscuola e ma dico... io faccio tutto questo e non scherzo per te. Sì, ma io non voglio che tu lo faccia per me, tu lo devi far per te stesso. Beh, qua ha ragione. Sì. Sì, no, questo sì. Per me io lo faccio, ma io per me, se ho di fianco a te, sono felice. No. Quindi a lui basta quello che ha. Sì, sì. Abbiamo sì. capito che... A lei no. Ok. No. Sì. A lui sì. A lei no. Posso farti una domanda, Manu? Quanti soldi hai in banca? Che turno fai la prossima settimana? Se non ci fosse stata Isabella, tu avresti fatto comunque sia quel corso per aprire l'autoscuola? Diglielo. E se la faccio è perché è una cosa che voglio fare. Però lei è la mia ragione di tutto. Ma non va bene che sia così. Sì, vabbè, però l'ha spronato a provare a fare un corso. Comunque siamo sempre lì, dovete uscire da ste cazzo delle pagine della nostra vita, puttana miseria. Io non sono la tua ragione di vita. Ma ti dirò, guarda. Sì, ma tira fuori sti soldi, se no non puoi stare con me. Va bene. Ah, comunque tra l'altro... Tu non sei la mia. Ma sai qual è il fatto? No, aspetta, ma sai qual è il fatto? Non ho una ragione di vita. Vivo e vivo basta. Comunque ricordiamo, tra le altre cose, che ste... Se ne va 3 giorni via. Oh mio Dio. No, ma aspetta. Io ho abbandonato a casa. Ma aspetta. Con un piede infortunato. Esatto. Senza sapere cos'ho. Ma lo aggiungiamo una cosa. E poi ti chiede se lei è la tua ragione sì, di vita. E poi torna e... Non hai sì, ma dove va? Non hai fatto un cazzo. Ma dove va? Dove vai? Dillo, sì, dove vai? San dove Bartolomeo. Vai? San Bartolomeo is the new Gallipoli, ma ok? È puzza di culo della Liguria. 60 euro a io sono punto di Briatore. Moitoni? Io sono punto di Briatore che vuole aprire il nuovo Ushuaia a San Bartolomeo. 60 okay? euro a notte in una casa senza. D'ora in poi, per andare a San Bartolomeo, dovrai parcheggiare a Borghetto. In tre con un letto, E lui lì a casa con un brodino tiepido, poverino, guarda. Così, sei propositivo te? Hai detto ti raggiungo nel weekend con una corriera da 8 euro, per dire con un Flixbus? Il weekend no. Sono già su che lavoro e faccio fatto una sono io sono propositivo quando sto parecchio bene e tranquillo. Però poi tendo più a proporre cose in grande. I ma viaggi, adesso abbiamo prenotato per Luca. Ma che cazzo, ma perché devo essere psicoanalizzato io? Ma che cosa volete? Ma nessuno ti ha detto un cazzo, sei partito da solo! Ma in realtà io stavo caricando lei. Infatti, sei tu che ti sei collegato. Protagonista, drama qui. Quindi è il mio coglione. No! Piano! Podiamo puta! Puoi diciamo agganciarti a te stesso anche. Cioè tu non sei un debole, capito? Cioè io credo che tu sia una persona forte, non hai bisogno. Lei sta praticamente dicendo: io credo in te, tu puoi fare
di più che fare il tranviere. Lui gli ha risposto: io voglio fare quello che sto facendo, cioè il corso che sto facendo. Per fare, per aprire poi l'autoscuola. Comunque quindi non è una roba abbastanza in grande, comunque. Quindi ragazzi, non vuole accontentarsi di fare il però tranviere. Da quello che vuole si è capito. Anche lui sì, di più. Però sì, da sì, quello sì, che sì, si è capito, lei non va bene neanche questa cosa qua del corso. Sì, dopo il corso. Non vedessi queste cose in te, non starei con te. Però risolviamola. Risolviamola. Finta. Ma cos'è sta pagliacciata? È finito così? È finito così? No vabbè, cosa? No, cioè loro no, si sono fatti la litigata che fanno di solito, no, a te però in TV. Però ascolta, no, io... guarda, no ma guarda lui, guarda lui, cambio di espressione, sì, totale, sì, sì, sì. Ma se io veramente quando andiamo a fare le passeggiate, sì, perché... che ci prendiamo sulla schiena, sono contentissima. Cioè io non voglio andare chissà dove. Io voglio vedere lui a cavalluccio di lei. Scusa un attimo, ma come camminano questi qui? Fammi capire. Ho tante insicurezze, no? Lo so. Mi fanno troppo. Ma non sto parlando con te, sì. Penso. Cioè, a volte vorrei magari tipo anch'io. Occhio! Ha staccato la clavicola. Non confrontarmi magari con il mio psicologo, ma magari avere una persona che dico: cacchio, cioè, non mi devo sentire solo io. Però no, però scusami, scusa. Io in questo momento non l'accetto questo finale. Perché se loro si abbracciano, si mettono assieme e finisce a Tarallucci e Bino. Allora, lui aveva... è già finita Tarallucci e Bino. No, ma, ma scusami, ha tirato fuori un argomento importante come quello del classismo. Che non hanno risolto. Doveva finire almeno con lui che cantava la locomotiva in faccia a lei. Cioè io non ci sto a un finale del genere. Il classismo. Lui doveva cantargli la locomotiva, invece cazzo. Invece l'annusa. Sì, però amo che magari tu non mi vedessi come la persona aggressiva che poi lo so di essere, cioè so che magari a volte in alcuni atteggiamenti di Filippo, bella straccia cazzi, guarda lui. Se lo sai come ti deve vedere lui, scusami. Cioè finge che tu sia un'altra infatti, cosa. Infatti, cioè. E magari dico preferisco mettere al sicuro lui piuttosto che stare al sicuro io, no? Cioè dargli tipo il mio... Cosa vuoi dargli? Cosa vuoi... Ma cazzo. Fanno solo i koala su sto tronco. Sì, più sicurezza in te stesso. Cioè non perché sei con me, in te stesso perché tu sei una persona che vale, no? Sì, però credo che lui lo capirà solamente quando verrà lasciato e gli si spezzerà il cuore. Quando sei così sotto una persona è difficile venire poi fuori. Sì, sì, quello ma anche sì. Secondo me dovrebbe se rimani da solo in una relazione, sì, sì, così. Sì, quello sì. Cioè lei può dire quello che vuole, ma no, rimane comunque no, sopra di lui. In certi casi. Sì, male non fa, dici. Cioè non vorrei che tu facessi queste cose perché te lo dico io, vorrei che tu le facessi perché ma le vuoi fare le faccio, tu, no? Ma io perché me lo dici tu. Ma che... L'ha appena detto prima, eh. Prima l'ha detto, eh. Che senza di lei il corso non l'avrebbe mai fatto. Io lo faccio meno male, per cioè arrivare di più a te. Ma che cazzo? Ma no, sì, ma lei non abita a Beverly Hills. Ma sei tu che sei insicuro adesso, dai. Che cazzo? Sì, mica quello dici. Diciamolo, beh. Io sono diciamolo. E cioè, ma sembra che devi andare a raggiungere a Los Angeles ogni volta. Abita a Milano, Cristo in croce, dai. No, però tu devi farle perché... Ma poi ormai le sto facendo anche perché ormai... Cioè, ormai ho iniziato. Mi dispiace veramente tanto per tutti i meme che ho visto su Facebook. Trovatelo un ragazzo così. Ci sono rari i ragazzi così. Dovresti trovarne ragazzi tutti contro di lei. Sì, ma ragazzi, un ragazzo sottomesso secondo me non è una relazione sana. Anche al contrario. Cioè, essere perché tutti hanno fatto passare il messaggio che lei era piena di soldi, non volevano povero. No, ma perché oltre a quello c'è il discorso: se fa pietà devi parteggiare per forza per lui. Però il problema è che bisogna sempre vedere la pietà nel contesto in cui inserito. Non sono mai bravo. Arriverà il momento, ne sono sicuro. Il corso, ti dico bravo. Ti ha detto bravo o no? Tu un po' come Manu, eh. Ma non si capisce un cazzo. Sti due, uno dice una cosa, uno dice l'altra. Non si capisce guarda, nulla. Guarda, io te lo dico per fondo del cuore. Non vedo l'ora che se ne vadano a casa perché mi hanno stracciato stanno veramente andando, il cazzo. Stanno andando. Finita. Decidi di uscire da Temptation Island sola o con Manu? Con Manu. Con Manu. Che finale già scritto. Impariamo a capirci un po' di più. Ma sì, più che altro Manu può sì, imparare veramente a capire un po' di più. Manu? No. No. Decidi di uscire con la tua fidanzata? Manu nella Manu. Certo. E ci sei. E ci sei. Mica ti è venuta benissimo. No, mi è andata via la voce. Cioè adesso tu. Una corda vocale recisa. Dai. Beh, giusto uscire. Cioè, bello il tema, bello il tema. Andate a casa. Non l'hanno sviluppato bene, dai. Dateci. Rimandate. Dateci i pro player.